il team bergamasco dell'LVF sul lago di Garda per preparare la stagione 2013, e noi siamo venuti a trovarli per parlare del più e del meno. Siamo con il presidente Patrizio Lussana, colui che ha messo insieme veramente una squadra quest'anno competitiva. Sì, siamo ripartiti dopo, diciamo, un paio d'anni un po' così e così, e quest'anno siamo riusciti finalmente a costruire una squadra di 12 elementi, dei quali 10 sono nel primo anno, tutti elementi nuovi, validi. Sicuramente poi sarà la strada a dire e fare i risultati che vogliamo. Alessandro Paganessi, Raul Parsani e Osvaldo Zadra avranno a disposizione ragazzi che hanno già fatto vedere buone cose. Sì, loro mi avevano chiesto di costruire qualcosa di importante. Io ho parlato con il signor Belotti Gianluigi, perché sappiamo che per costruire le cose importanti ci vogliono anche dei finanziamenti, dei soldi, quindi lui mi ha dato una disponibilità e da lì siamo partiti per costruire questa nuova squadra, perché vogliamo puntare a qualcosa di importante, visto che l'anno prossimo correrà anche il 30° dell'LVF, quindi prepariamo una squadra anche per l'anno prossimo, per i prossimi 3 anni a venire, visto che abbiamo ancora 3 anni di sponsorizzazione con l'LVF, e puntiamo sicuramente, non dico a vincere tutte le domeniche, ma a essere perlomeno protagonisti. Squadra competitiva dunque, e la 3 giorni aerobica sarà una manifestazione che sarà nel mirino della vostra squadra e non solo. Ma sicuramente la 3 giorni aerobica, visto che la organizziamo noi del team 2003, io, Antonio Torri e tutto il nostro staff, sicuramente puntiamo, non dico a vincere 3 giorni aerobica, ma a fare sicuramente bella figura. Abbiamo dei ragazzi che potenzialmente sono abbastanza, diciamo, portati per i percorsi duri che andremo a fare quest'anno, perché quest'anno vogliamo fare veramente i percorsi duri 3 giorni aerobica, quindi vediamo, speriamo. Altra organizzazione però in palio, ce le vuoi elencare? Partiamo dal 19 maggio, l'amico Beppe Colleoni ci ha affidato l'organizzazione dell'unica gara di dilettanti che si svolgerà a Bergamo, quindi 19 maggio gara dilettanti. Il 9 di giugno a dare una mano al campionato provinciali a Paladino, visto che ci hanno affidato un po' l'organizzazione degli arrivi, palchi. Passeremo poi direttamente al 16 giugno, l'amico Carlo Giorgi ci ha affidato il campionato lombardo che si corre a Torre del Rovere, il mio paese natale, quindi in casa dell'amico Giorgi. Spero di fargli un bello scherzetto e magari portare a casa noi in Lombardo. Da lì salteremo direttamente 3 giorni aerobica che si svolgerà dal 18 al 21 luglio, gara nazionale, appunto, tappe per la categoria juniores. Passeremo poi, prima di andare all'Eco di Bergamo, Gran Premio Città di Bergamo, l'Eco di Bergamo, Gran Premio Filtes che si svolgerà il 6 di ottobre per allievi. Avremo le nostre 2 manifestazioni importanti ormai per il nostro sponsor principale Belotti Gianluigi, il famoso Garda Tour, che quest'anno saremo all'undicesimo anno, tutti gli anni cresce, l'anno scorso eravamo in 65, quest'anno speriamo di essere di meno. E questo qui sarà il 15 settembre. Il 22 settembre avremo poi Villa Arquata dell'amico Carrara Sergio, l'anno scorso abbiamo messo in pista questa manifestazione, dove quel giorno lì, prima della partenza appunto di questa manifestazione per cicloamatori, presenteremo appunto il Leco di Bergamo. E poi a San Fermo è vero che i ciclosportivi si stanno preparando per arrivare su per un'altra competizione? Sì, anche qui l'amico Carrara ci ha affidato questa manifestazione che si svolgerà, adesso dobbiamo definire settimana prossima, o il 1° di settembre o l'8 di settembre. Ci sarà appunto la Sarnico Colli di San Fermo di 20 km. Dove sempre l'amico Carrara Sergio sponsorizza questa manifestazione. E fin da ora invito tutti i cicloamatori, tutti gli amanti della bicicletta, bisogna essere un po' preparati, perché Colle San Fermo sono 15 km di salita, appunto li invito tutti a questa manifestazione. Hai già detto tutto, pronti via? Ho detto tutto, e adesso stiamo lavorando per la squadra. Come abbiamo detto prima, abbiamo costruito una squadra di 12 elementi, di cui 10 al primo anno. Sicuramente io quest'anno conto di fare bella figura, ma sicuramente il nostro obiettivo sarà il 2014, appunto, per festeggiare assieme a Belotti Gianluigi il 30° anniversario della LVF. Direttori sportivi della formazione Raul Parsani con Osvaldo Zadra e Alessandro Paganessi. Raul, Nicolas Armati, facciamo un profilo di questi ragazzi. Nicolas proviene da Uciperacchi Sovere, è un ragazzo del primo anno da scoprire, e confidiamo in lui, comunque vediamo cosa valrà. Poi Michele Baretto, scalatore, anche lui abita a Ponte di Legno, quindi un paese di montagna, vediamo cosa ci darà in salita, sicuramente sarà sul terreno ideale. Matteo Bellini,
è con noi secondo anno dall'anno scorso, quest'anno sembra che abbia messo una marcia in più, anche lui ci aspettiamo grandi cose. Poi c'è Simone Braghin, avete pescato nel Bresciano? Sì, dalla Ronco, va bene in salita e vediamo anche lui. Alessandro Bresciani? Spreca tanto, quest'anno vedremo di riuscire a ottimizzare qualche risultato in più, più concreto. C'è un altro Alessandro, ma è Meloni. Campione regionale dal Peracchi Sovere. Antonio Merolla. Velocista dalle SC Brescia, ruota veloce, gare veloci. Poi c'è Nicolò Oggioni. È un secondo anno, però l'anno scorso era il primo nella Team Aurea, scalatore. Vediamo. Poi Davide Plebani. Un bel ragazzo, conosciuto, è campione regionale il primo anno da allievi. Nel fine stagione ha fatto vedere qualcosa di buono, si è comportato bene all'Eco di Bergamo, che comunque è una gara impegnativa per lui. Velocista fondamentale. E aspettiamo la stagione. Poi c'è Paolo Prandini. Dalla Feralpi, anche lui è un ragazzo che si distinguerà, credo, nelle corse abbastanza impegnative. Li aspettiamo. Poi c'è Alessandro Riboni. Dal Flero, anche lui, risultati buoni, non ha vinto. Marco Savoldelli. Dal San Marco Vertova, un ragazzo da riscoprire, perché nelle categorie giovanili ha vinto parecchio. Con noi ci sta dimostrando che sta andando bene. Fiducia su questa squadra? Assolutamente, se non ce l'avessimo non avremmo questi ragazzi. Bisogna solo avere un po' di pazienza, perché 10 su 12 sono al primo anno e vedremo poi nella parte centrale stagione se riusciamo a ottenere qualcosa. Patrizio Lussana, presidente, ha detto che questa squadra sarà pronta per il 2013, ma più che altro per il trentennale dell'LVF nel 2014. Cominciamo a partire col 2013, chi parte col piede giusto poi il 2014 vedrà, ma sicuramente sarà l'anno fondamentale il 2014. Direttore sportivo Alessandro Paganessi, una buona formazione questa in via di preparazione per la stagione 2013. Siamo qua tutti per dare dei buoni consigli a questi ragazzi, no? Perché sono tutti giovani, sono un 10 che arrivano dagli allievi. Speriamo di anche per gli sponsor così di far vedere qualcosa di buono. I ragazzi la volontà comunque ce l'hanno, perché sono giovani, devono imparare, devono capire. Molta grinta così, tante volte bisogna rallentarli un po', perché loro, sai, hanno molto, molta voglia di dimostrare il loro valore. Noi cerchiamo di spiegargli il meglio possibile. Si è rinforzata molto però la LVF, Alessandro. Sì, io sono stato lì così tutto l'anno scorso, eravamo un po' così, sai. Dopo i ragazzi, le squadre sono tante, ma i ragazzi forti, così, capito? C'è sempre una lotta. Io ho visto che c'è una lotta tutti per prendere i più bravi, però bisogna coinvolgere anche un attimino quelli appena sotto e recuperare un po', no? È vero o no? A livellare il tutto, insomma. Anche perché altrimenti corrono solo, non so, i 100 più bravi e gli altri 300 cosa fanno? È una bella espressione questa, bravo. No, è vero o no? È vero, è vero. Accompagnatori c'è Renato Pallini e poi ancora Mario Parsani, perciò siete un bel staff tecnico. Bel gruppo. Osvaldo Zadra, quali saranno i programmi con questa agguerrita compagine del 2013? Cominceremo con la corsa di Zanica lì a Bergamo, perché sai, la squadra è di Bergamo, e poi pian pianino durante l'anno cercheremo di fare delle corse più importanti, cioè tipo internazionali, Loano. Quella sua Treviso, come si chiama? Corse comunque importanti a livello nazionale e internazionale. Corse a tappe? Sorighetto, come è venuto in mente, Sorighetto. Sì. E poi sarà il campionato italiano, sperando che ci sia qualche corridore che ci vada. E la tre giorni aerobica. Più di tutto. Quella sarà un bersaglio! Quella ci teniamo un momentino di più, perché diciamo che l'organizza la mia società, e pertanto cercheremo di far bella figura.